È vero, credetemi, è accaduto. Di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, quella dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce del mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Ah, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la notte era finita e ti sentivo ancora, l'amore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso. Grazie, veramente. Io ti voglio bene. Era per me, vero? Hai visto che introduzione che ti ha fatto il nostro Alessandro? Grazie, sì, Alessandro. E allora, ti congediamo e passiamo a te. Posso parlare normale adesso? Oh, ciao bambini, come va? Tutto bene? Fai un po', un po'. Fai un po'. Vedi tu, anche perché poi io vorrei un finale, insomma, degno di te. Ovvio, ovvio, farò una cosa difficilissima, sparirò, ciao. Ah, perfetto, mi lasci qua così? Molto bene. Come premessa per l'intervista, fantastica Andrea. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, è arrivato il momento di conoscere il mago Andrea, perché lui è stato qui tutta la puntata, però insomma di te non sappiamo ancora niente. Ciao, mi chiamo Andrea, ho 36 anni, vivo a Varese, vado in discoteca, voglio una donna. Perfetto, hai riassunto il tutto. No. Sull'ultima parte non possiamo fare un granché. No, sembra, ma sai, quelle cose molto... Sì. No, mi presento, faccio questo lavoro da quando avevo 17 anni, quindi non ho fatto altro nella vita, ho iniziato a fare villaggi turistici un po' come tutti, viaggi, conosci tante persone, ogni anno imparavo un'arte diversa e alla fine a 28 anni ho detto basta, faccio la cosa che mi piace di più al mondo nella vita, lavoro con i bambini. Oh, e li fai divertire insomma quasi tutti i giorni? Tutti i giorni, anzi, abbiamo festa, il nostro forte che siamo tre amici, io e due ragazze, e ogni giorno andiamo ad allietare un compleanno diverso, quindi
maschietti femminucce con un range d'età che va dai 3 ai 12 anni, quindi è un mercato che fortunatamente, incrociando le dita, i genitori non fanno mancare mai i propri figli, anche perché viene una volta all'anno mamma e papà, e piuttosto noi consigliamo a volte. Non c'è altro, però. Beh, non vanno dal parrucchiere per una settimana, anzi per un mese, le vedi tutte scialte, poi alle feste, con i capelli tutti giù, capisci che hanno tirato la cinghia per permettersi un animatore. Ecco, vediamo un po' cosa fa divertire veramente i bambini. Cioè, chi più di te ce lo può dire? Beh, diciamo che un mago a volte non è un mago per bambini. Cioè, il mio imprinting proprio con i bambini è sbagliare. A me le magie non escono mai. Cioè, prima di tirare una bacchetta magica tiro fuori le peggio cose. Quindi un bambino, se vede il mago che è bravo, che gli riescono i giochi, dopo 5 minuti si annoia. Quindi la chiave di lettura per un bambino è, uno, tenerlo partecipe, quindi essere lui il protagonista, quindi camuffarlo, mettergli i peggio cappelli, le peggio giacche, in modo da tenere sempre l'attenzione. Bambino, chi vuole essere? Bambini, chi vuole essere l'assistente del mago Andrea? Vedi che stanno lì, che ti alzano le mani, i piedi, fanno le capriole, in modo da tenere sempre attenzione e renderli proprio partecipe dello spettacolo. E poi non azzeccarne una, quindi inciampare, cadere. A me le magie, ripeto, non riescono mai, faccio apparire il coniglio, appare la colomba, sparisce il coniglio, quindi le peggio situazioni, e questo piace tanto ai bambini, quindi si nasce maghi per bambini, non si diventa maghi per adulti e poi per bambini, devi avere già, sai che davanti è un bambino di 6-7 anni e quindi un linguaggio particolare, perciò dico, la voce non uso questa, ma ecco bambini, adesso iniziamo, che fa molto... Quindi al linguaggio, al tono di voce. Ovvio. E poi ricordarsi proprio i nomi dei bambini, questo è molto molto importante. Quando un bambino, invece di chiamarlo, ehi tu, fenomeno, già quando dici, ciao Lorenzo, conosci il mio nome? E quindi riuscire a fare un corso, non so, di memoria, ma in una festa di 30 bambini, almeno 25 bambini, ricordarsi il proprio nome, che per loro sentirsi chiamare è la cosa più bella del mondo. Sai il mio nome? Mago Andrea, sai il mio nome? Mi giro e ascolto quello che dice. Non avere tempi morti, quindi non chiedere a un bambino durante la festa che giochi volete fare, ma avere un programma già tutto bello pieno. Non devono avere il tempo di organizzarsi. E di annoiarsi soprattutto. No, no, ogni attività è di 5-6 minuti al massimo, in modo che il bambino non arriva al piacere del gioco e glielo cambi quando ancora lo vuole fare. In questo modo lui, quando alla prossima festa glielo proponi, voglio farlo ancora, mi piace, e puoi avere i classici repeater, cioè in una settimana magari ti capitano lo stesso gruppo 2-3 volte, e quindi devi avere giochi diversi, ma anche riproporre un gioco che gli hai levato, che gli piaceva ancora, lo fanno con molto molto più piacere. E nel corso di questi 20 anni ormai di esperienza all'attivo, hai detto la metà, è vero? Come è cambiato il divertimento nei bambini? Nel senso, prima cosa aveva più riscontro, adesso che evoluzione c'è stata? Oppure le cose che fanno più divertire, i giochi che fanno più divertire sono sempre quelli? Allora, è cambiato proprio il modo di vedere la festa. Prima, almeno quando io ero piccolo, ci davano una palla e noi ci divertivamo. Oggi la mamma non organizza più gli addobbi, non organizza più i giochi. Mi ricordo mia mamma si metteva lei a fare rubabandiera, ci faceva i puzzle, ci metteva in condizioni di organizzarci noi e poi giocavamo da soli. La mamma di oggi vuole un prodotto chiave in mano, quindi non vuole una persona che arriva e fa l'allestimento, tutto. Ormai prima la novità è una novità, tipo 10 anni fa era la manipolazione di palloncini, poi il trucco a bimbi, poi la magia, adesso va tantissimo la bolla di sapone, il bambino dentro la bolla di sapone, le bolle di sapone giganti, quindi ogni anno c'è sempre un'attività diversa, e questo per chi è del settore deve rimanere aggiornato. Tipo c'è stata adesso la fiera a Norimberga, con i miei colleghi siamo andati a prendere idee, spunti. Quali sono le novità prodotti, proprio ultime tendenze? Bah, i gonfiabili stanno avendo un grandissimo feedback. Gonfiabili io li chiamo proprio usa e getta, nel senso che sono leggeri, mini giostre gonfiabili. Sì. Difatti noi alla nostra festa ne portiamo 4. Sempre massimo 8 minuti il gonfiabile, perciò siamo in 3. Perché mentre due ragazze chiudono il gonfiabile, io faccio la magia e loro hanno il tempo di chiuderlo. Queste giostre gonfiabili da interno, quindi parliamo di 6 metri per 3 metri di altezza, quindi in un 50-70 metri quadrati, ci stanno, è un ottimo feedback. Cioè il bambino sulla giostra dove sale, scivola, fa i percorsi, la mini giostra gonfiabile è una cosa che va tantissimo.
E c'è qualche invece new entry sul fronte? Sul fronte? Non tanto dei gonfiabili, intendo proprio delle feste, dell'intrattenimento per bambini. Ma va tantissimo il gioco di gruppo, è cambiato un po' la mentalità. Una volta c'era facciamo uno per volta, tirate al bersaglio. Sì. Adesso sta cambiando di non eliminare. Tirate tutti insieme. Bravissimo, non esiste più l'eliminazione, il gioco del giornale, se è stato eliminato fatti da parte. Inizia la battaglia di mattoncini, maschietti contro femminucce, che è la cosa più semplice per dividere le squadre. E quindi portiamo 500 mattoncini di spugna colorata, tutti i bambini a lanciarci le spugne, 500 palline di spugna colorata con un mega tiro a bersaglio, in modo dove tutti giocano in contemporanea. Quindi prendiamo un mega paracadute colorato dove mettiamo 150 palloncini sopra e tutti i bambini agitando fanno la tempesta e fanno cascare. Però gioco di gruppo, non più aspetta il tuo turno in fila per fare il gioco, no, tutti insieme nello stesso momento giochiamo, ci divertiamo, delirio, divertiamoci, sporchiamoci. Brava, la musica che io pensavo una volta lo Zecchino d'Oro funzionasse, io alla materna dico: bambini, conoscete Ganga Style? E loro più di me iniziano a ballarla così, bambini di 5-6 anni, quindi dici è cambiata la generazione. Una volta c'era le tagliatelle di nonna Pina, oggi ballano danza kuduro, ma bambini della materna, e quindi ti spiazzano e rimani aggiornato anche noi tenendo una scaletta musicale che è poco tenera, ma che picchia a livello di zoom, zoom, un zoom. Un po' da disco, insomma, sì, anche baby disco. Brava, perché dai 10 ai 12 dance. Anni facciamo le caccia a tesoro con il metal detector, quindi abbiamo questi mega spazi, nascondiamo le buste con i pezzettini di ferro e diamo ogni squadra il suo metal detector e devono andare in giro per il giardino col metal detector a cercare le chiavi. E già, perché poi è una fascia di età. Sì, che non proporgli più cose, colori, fazzoletti. Anche perché sennò ti guardano come per dire. No, sono tossi, però vedi, in questo lavoro ci vuole passione, devi divertirti, non devi stare lì. Devi essere il primo a divertirsi. No, se ti diverti tu, loro lo vedono, lo sentono e ti seguono. E poi fare, partire, secondo me il microfono è una cosa importantissima, una festa. Ti sentono e riesci a prendere anche il bambino che a 50 metri, si sentono anche loro chiamati e ti riescono bene ad ascoltare. È un settore che effettivamente in questi anni di crisi, lo vedo anche con i miei colleghi, non ha subito crisi. Quindi abbiamo ricevuto meno chiamate, però comunque una festa al giorno la si riesce ancora a fare. E da domani non chiameranno più. No, speriamo che comunque rimanga sempre un settore, anche perché il compleanno di un bambino è il suo giorno più importante, che viene una volta all'anno. È l'evento dell'anno, insomma. È il suo compleanno, lo aspetta per tutto l'anno, i regali, la torta, gli amici che vengono. Certo, per la mamma è una bella spesa e tante volte noi consigliamo di mettersi insieme più mamme. Sì, quindi così, non contando il numero dei bambini, meno. Non contando i festeggiati, fai anche 40 bambini. Questa è una bella dritta per le mamme. E mamme, mettetevi insieme e dividete le spese. Anche perché calcola, tante, anche devi pagare la location, il catering, l'animazione, metti insieme queste tre cose. L'unione fa la forza. È un mutuo, alla fine ti vai a fare un mutuo per la festa di compleanno. No, però ci divertiamo. È fondamentale, direi. Senti, invece a livello di location, per quanto riguarda il nostro territorio, quindi Monza, Brianza, insomma poi anche più esteso. No? Subito, facile e veloce. No, beh, visto che c'è uno spazio, salendo, visto che sulla sinistra comunque volendo. C'era uno spazio adibito. Sì, però invece delle location naturali, quindi esterne che si prestano? Allora, la cosa più economica io consiglio sempre l'oratorio. Normalmente l'oratorio ti chiede un'offerta libera, e che quindi, può essere dai 50 ai 100 euro al massimo. Però devi calcolare poi la spesa dell'allestimento, perché poi l'oratorio è spoglio, quindi ti vendono proprio quattro mura. Sì. Ci sono tanti parchi giochi, tipo a Lissone dovrebbe esserci la... Beh, adesso senza comunque entrare senza in merito, nomi. Però... Però esistono scuole di danza, esatto, che comunque affittano sale per le feste di compleanno, gli oratori, tante volte i centri sportivi che hanno il campetto da calcio, il campetto da tennis, ti affittano quel campetto per organizzare la festa di compleanno. In casa è un po' un ternallotto, mamme, se invitate 30 bambini con le mani piene di patatine ve le vanno ad attaccare sui muri, è normale. E lì insomma ce l'andiamo un po' a cercare. Sì, me la siete cercata, però dipende dal numero dei bambini, è anche giusto a volte invitare 5-6 bambini in casa, è più consono quel numero.
in quel caso chiamare l'animatore un prodotto come il nostro, che arriviamo, tre animatori, quattro giostre gonfiabili, allestimenti, mega, siamo un po' stretti, è come pagare una Ferrari e metterla in box. Quindi non consigliamo veramente capire che tipo di festa si vuole, e fortunatamente Milano è piena di agenzie. Ma veramente basta andare su Google e scrivere veramente, certo, feste per bambini, tante validissime, tante meno. Consiglio, non pagare mai prima. Quindi non dare mai una caparra. Stiamo dando un po' di consigli, sì, stasera. Sì, sì. No, anche perché tante volte dai la caparra, l'animatore non si presenta e i soldi a volte persi, a volte sono onesti e te li restituiscono. È anche vero che a volte le mamme ci prenotano, il giorno prima si dimenticano di averci chiamato, e quindi anche noi. E quindi voi arrivate e trovate la porta. A volte siamo arrivati e la mamma, mi sono dimenticato, abbiamo disdetto la festa, e noi, signora, amen. Di loro ci rimborsano le spese viaggio, però abbiamo perso una giornata di lavoro, però ci sta, è il bello del nostro lavoro. È tutta una diretta la vostra. È tutta una diretta, e andiamo, normalmente è un 1% in un anno che succede, però succede che il bambino ha la varicella, è ammalato, ti chiama la mamma prima disperata dicendo, sì, guarda, bambini sono ammalati, in quel caso dici, ok, più tempo libero. Fanno mai delle marachelle sti bimbi? Sì, eh? Sì, no, ci sono bimbi. Tu ormai hai l'occhio. Bimbi un po' più vivaci, diciamo così. Però il bimbo vivace. Cerchi di coinvolgerlo, fai magari. Patto, all'inizio della festa lo compri. Quindi ecco, dici, come fai? Dici qualche. Vuoi essere oggi l'assistente del mago Andrea? Allora mi raccomando, ascolta quello che ti dico, così dopo ti faccio la magia, diventi il mio assistente. Quindi è un po' un patto che fai, cerchi di prenderlo da solo dicendo, oggi il festeggiato ti ha invitato, vogliamo divertirci tutti insieme, mi raccomando, per divertirci ascolta, così dopo avrai un premio. Quindi noi un po' utilizziamo questo palloncino manipolato alla fine della festa come cadeau per dire, guarda, chi vince tutti i giochi oggi avrà il palloncino. E già loro si sentono, ho comprato un regalo per il festeggiato, ma non vado a mani vuote, quindi anche io avrò un regalo, di conseguenza pure loro sono lì tutta la festa che cercano di vincere. Ovviamente non ci sarà mai un vincitore, porteremo sempre un parità, maschietti contro femminucce. Alla fine l'obiettivo è divertirsi, divertirsi noi, di conseguenza a far ridere tutti i bambini per 2 ore e mezza, senza tempi morti, avendo sempre un'attività a portata di mano. E viva la competizione maschi contro femmine? Sì, 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 sì. Tante volte però ci capitano feste con 20 maschi e 3 femmine. E lì non c'è modo di. A quel punto niente, si mettono tutti in fila e una a destra, una a sinistra, una a destra, una a sinistra, e fai la squadra rossi contro gialli e si continua la festa ad andare. Però sì, l'importante è che sia competizione positiva. Quindi una volta vince come uno. Come si fa a veicolare la competizione positiva? Basta che non si incita alla violenza. Per esempio. Ma per esempio può essere che quando vince una squadra non denigrare l'altra. Quindi sì, no, tu hai vinto, tu adesso hai perso. Adesso proviamo a recuperare, vediamo tante se c'è il volte pareggio. Non do un esito di un gioco, lo tengo in stand by. Il gioco successivo dico chi ha vinto, ma subito dopo, ah, ma il gioco precedente avevano vinto i maschietti. Così in quel modo si sta in stand by con chi ha vinto e chi non ha vinto. Il gioco successivo subito i maschi esultano e dopo 3 secondi, ma la gara delle macchine da corsa l'aveva vinta la squadra delle femminucce, e tutte loro yeah, iniziano e a esultare. E sono sempre tutti contenti. Sì, insomma, l'importante è questo, l'importante è una competizione positiva, mai tu hai vinto, io ho perso, non hai il premio. No, è importante anche far capire, si vince, si perde, ma non ti preoccupare, c'è un altro gioco, non hanno il tempo neanche di pensare hanno perso, perché il tempo di dire ha vinto una squadra, stiamo già proponendo un'altra attività, quindi il bambino è già distratto da un'altra attività. E sono le tempistiche, un po' come il cabaret, il segreto sono i tempi. Uguale per una buona riuscita di una festa è avere tante attività, ritmo, che durino sempre poco, che durino poco e che piacciono i bambini. Quindi con giochi, musica, movimento, senza aspettare un turno. Quindi se hai una fila di 40 bambini e devi far tirare una pallina in un cesto, capisci che il 40esimo, prima che tocca a lui, saranno passati 10 minuti, o si è addormentato o è fuori a fumare, per dirti. Sì. Quindi. Beh,
invece rispetto alle torte di compleanno vanno sempre i cartoni animati. Sai che tra i miei amici di Facebook, le mie mamme, sì, comunque che siamo amici su Facebook, sta uscendo questo cake design. Mm-hmm. Quindi praticamente anche la mamma che magari fa la casalinga con il pan di zucchero così, fanno questo cake design a prezzi veramente stracciati. Quindi esistono i pasticceri che lo fanno di lavoro, ma tante mamme si stanno mettendo in proprio a fare questa sorta di decorazioni torte. Per dirti, una media sono 20 euro al chilo, che comunque è una buona torta, però tutte coreografate, tutte carine, tutte... No, è una cosa che va tantissimo adesso sulla torta di compleanno, anche se io consiglio sempre il panino con la Nutella, vince su tutto, anche perché dopo che mangiano patatine, popcorn, panini con il prosciutto, alla fine mangiare la torta farcita a volte stufa, il panino con la Nutella per golosità lo mangiano, quindi là piuttosto sono pieni, ma panino con la Nutella, sono lì che bramano, che poi vai dal panettiere oppure fai i panini piccolini, li metti a forma di numero e hai fatto un buon risultato come candelina per soffiare. Ma adesso per tutti i bimbi che sono rimasti qui fino alla fine, noi abbiamo un finale speciale con il mago Andrea. E allora vai a recuperare i nostri ospiti segreti. Sono qui. Vado. Oh, e allora bambini e bambini, ecco qui, abbiamo portato il nostro amichetto coniglietto. Adesso apriremo la scatola ed uscirà prima facciamo vedere la scatola, perché giustamente il segreto dei maghi è far vedere sempre il gioco prima di farlo. Dopodiché basterà dire la parola magica, pazza, pizza, puzza, bambini, come per magia, ta-tan, ta-tan, ecco a voi il coniglietto. Signorina, un attimo che c'è un biglietto. Caro Mago Andrea, sono stanco di lavorare. Ma come stanco di lavorare? Non cerco io. Per fare apparire devi far dire la signorina Pippo Baudo. È Pippo Baudo? No, non è Pippo Baudo. È la Claire, neanche la Claire De Filippi, non neanche. È di dire la parola magica. Ok, signorina, mi dia una mano. Allora, di qua non c'è. Ok, mi dia una mano. Dica lei la parola magica. Pazza, pizza, puzza. Pazza, pizza, puzza. Bambini, andiamo a vedere se è apparso. Pazza, pizza, puzza. Ehi, si è mosso. Bambini, è uscito il coniglio. Ma non è possibile. Sì. Che cosa? Sei un coniglio magico. Ok, se sei veramente un coniglio magico. Bambini e bambini, faremo la prova del cappello. Pronta, signorina? Adesso gli mettiamo il cappellino. Oh, sì, è un coniglio magico. Lo vuole salutare? Lo vuole baciare? Dì un bacino. Dai, non fare le puccette, per favore. Ok, lo andiamo a rimettere a posto. E adesso, bambini e bambini, faremo un gioco difficilissimo. Faremo apparire una vera... una vera colomba. Allora, per fare apparire la colomba, ce la faccio? Faremo con la pentola magica. Mantenga la pentola magica e diremo insieme la parola magica, se la ricorda. Aspetti, le do la bacchetta magica, così non ci possiamo sbagliare. Grazie. E adesso... No, signorina, per favore. Non è questa. Allora, le do la bacchetta magica, così adesso mi dia la sua. Adesso, così, con la bacchetta magica. No. Signorina, basta! Per favore, ok, chi rompe i bambini, aggiusta. E adesso soffi forte, soffi. Nasputi, che schifo. Bambini, ha sputato. Ok, soffi forte, ta-dan. Ecco, adesso mantenga così. Signorina, facciamo senza bacchetta, va, è meglio. Oh, prendiamo il coperchietto e come per magia, ta-dan! Signorina, è un coniglio. Avevo detto una colomba. Ok, bambini, facciamo così. Dateci una mano voi da casa. Prendiamo la pentolina, prendiamo il fagioletto, la polvere magica, grazie. Grazie. Poi mettiamo tutto dentro. Ah, ecco. E con il coperchio basta metterlo sopra la pentola e dire pazza, pizza, puzza, signorina, wow, bambini, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto apparire una colomba, non ci preoccupi, dimmi come ti chiami, si chiama Cristoforo Colomba, cosa c'è adesso, vuole dare un bacino, vuol dare un bacino sulla guancia, signorina e fidanzato, uno, due, dai, per favore, va bene, batti 5, metti la manina così, no, signorina, la manina così, glielo batte lui il 5, batti 5, yeah, sì, ok, bambini, è arrivato il momento di fare un gioco difficilissimissimo, prendiamo,
la nostra casetta della colombina e la mettiamo dentro. Lei deve indovinare dov'è la colombina. Prendiamo la colombina e la mettiamo nella sua casetta. Signorina, dov'è la colombina? Nella casetta. Troppo facile? Ok, va bene. Allora lo facciamo un pochino più difficile. Dov'è la colombina? Nella casetta. Signorina, lei è troppo intelligente. Ok, allora prendiamo la nostra cesta magica e la faremo sparire. Pazza, pizza, puzza e come per... No, è ancora dentro. Signorina, lo dica più forte anche lei. Pazza, pizza, puzza. Bambini e bambine, la colombina è spa... niente, ok, tranquilli. Adesso devi sparire e non farti vedere. Brava. Signorina, la colombina è sparita, guardi. Guardi, è sparita la colombina. Non c'è, è sparita la... Si vede? Bambini, avete capito dov'è la colombina? Oh, hanno capito? Dov'è la colombina? Bravi, avete indovinato? La colombina... No. Signorina, si è mangiata la colombina? No, si è mangiata... Dov'è andata la colombina? Ok, tranquilli, tranquilli, non vi preoccupate. Vado a prendere una colomba finta. Di che colore era la colomba? Gialla, verde, rossa, azzurra? Viola? Chi ha detto viola? Allora, eccola qui. Bambini e bambine... Adesso prendiamo la colombina, guardate come si muove, guarda, guardi, guardi, ta-tan! È apparsa la colombina, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, male. È stato difficile, ma ce l'abbiamo, fa le puzzette, si capisce che finta? No, no, adesso lo faccio volare, colombina, vola, vo- si è sentita male, un attimo, ok, adesso prendiamo la colombina e la mettiamo, se non chiude il sacchetto, mettiamo la colombina, la mettiamo nel sacchetto e dica lei pazza, pizza, puzza. Provi? Pazza, pizza, puzza. Bambini, c'è cascata, ma secondo voi una colomba finta può diventare una colomba vera? Signorina, ma... Come ha fatto? Cioè, ragazzi, ma allora... Vuole dargli un bacino? Va bene. Ciao bambini, vi saluto per adesso. Dai, forza, dai un bacino. Dai, per favore. Sì, vado di là. Ciao amici, ciao! E allora ringraziamo il mago Andrea e anche oggi finisce la nostra puntata, ma noi ci vediamo come sempre settimana prossima, sempre qui, canale 11.